con i viveri che il padrone ha comprato, con i fuochi e le flautiste. Ora mi ha ordinato di dividere tutto in due parti. Intendevo tutt'altro. Oggi si sposerà il mio padrone con la figlia del vicino. E ha ordinato che vengano consegnate metà delle provviste, metà dei fuochi e delle flautiste. Mi ha scantato, sia scanto sia nente. Il vecchio non poteva provvedere lui le nozze di sua figlia, che è un po' cuticchio. Dice di essere schiantato. Pensa che quando dorme si mette un sacchetto alla bocca. E perché? Per non vedere neanche un po' di fiato. Ma proprio cuticchio, e non vuoi sapere cos'altro si tappa. Ora basta, prendi l'agnello più grasso e portalo in casa nostra. Tu invece, Congrione, prendi quest'altro e portalo alla casa del vicino. Voi seguitelo, voi invece venite con noi. Staffila, dai, esci. Vieni, Luca! Vieni, ho portato cuochi, flautista e vettovaglie per le nozze. Ti manda mica d'oro del Clione. Su, falli entrare. Seguitemi! Oggi volevo trattarti pesce, perché mia figlia si sposa. Ma al mercato è tutto troppo caro! Chiedo il pesce ed è caro. Chiedo la carne di maiale ed è cara. Chiedo la carne d'agnello ed è caro. La carne di vitello ed è caro. Per questo ho comprato solo un po' di incenso e questo po' di alloro, perché favorisca la fortuna di mia figlia. Non è casa mia, se mi mancano, se te lo dico, mi staranno lamentando. Senti, mamma, sai che devi fare? Vai da vicino e prendi una pentola, ma grande però, perché questo è troppo piccolo. Va bene. Loro mi interrompono! Ma Clione, tu non devi stare morendo. E qua mi, io vado qui da vicino a chiedere una dei. E tu? Spendami un po' lo spermo! Se fossi rimasto al tuo posto non avrei certo spaccato la testa.